Radio Radicale, siamo con Marco Conti del Messaggero per parlare di un articolo che oggi ha pubblicato sul Messaggero che ha fatto, diciamo, molto discutere oggi, che al punto che da Palazzo Chigi è arrivata la smentita che riguarda il futuro del ministro della Salute Speranza. Allora, che cosa ha scritto oggi lei, raccogliendo un po' varie indiscrezioni, diciamo, nei palazzi della politica? Beh, che c'è una certa richiesta di discontinuità continua rispetto a come è stata gestita la sanità e soprattutto la pandemia da parte del governo e soprattutto del Presidente del Consiglio, e quindi una richiesta, diciamo, molto soft da parte del Presidente del Consiglio a Speranza di farsi da parte trovandogli magari diciamo, un altro ruolo. Questo è dovuto sia ad un problema, ovviamente, che intanto un Premier non può cambiare i ministri, quindi non può dimetterli, quindi a meno che non apra una crisi, e quindi soltanto un gesto di un ministro può cambiare. Quindi questo è, diciamo, è stato, da quello che a me risulta, chiesto a Speranza. Dopodiché i problemi relativi alla gestione della sanità e soprattutto della pandemia sono un po' sotto gli occhi di tutti, sono anche un po' amplificati ovviamente dalla mancanza dei vaccini. Più che amplificati sono, diciamo, non si riescono a mettere alle spalle gli errori che sono stati fatti, sia nel piano vaccinale, che la prima fase del piano vaccinale è il piano vaccinale fatto da Speranza e Conte, quello che ha creato poi una categoria, diciamo, che ha fatto fare vaccini a categorie diverse da quelle fragili, e fino ad arrivare a tutta un'altra serie di problemi e anche di inchieste che sono oggetto di inchieste giudiziarie che coinvolgono il Ministero. Questa moral suasion pare non è andata a buon fine per ora, e vedremo nei prossimi giorni se cambierà qualcosa. Certamente la pressione di parte del governo e della maggioranza sulle riaperture ovviamente Mette in crisi un po' la sua linea. indicano, diciamo, più concretamente quella voglia un po' di discontinuità rispetto alle chiusure tout court, e invece si va verso delle riaperture più ragionate, con protocolli, quindi con vincoli, con paletti che possono essere messi a ristoratori, a barman, a teatri, a cinema, ma anche con la possibilità, laddove è possibile, nelle regioni dove è possibile, di poter riaprire. Insomma, bisogna uscire anche da questo. Questa penso che sia la volontà del governo. Intorno a Speranza questo governo molto è cambiato, perché Ecco, nell'articolo lei sottolineava che si è fatto un po' il vuoto intorno del. esatto, sì, si è fatto un po' il vuoto intorno, molto è cambiato, perché è cambiato il commissario, non c'è Arcuri, c'è Figliuolo, è cambiato il capo della protezione civile. È cambiato molte cose, però stiamo arrivando a un punto dove probabilmente un passo indietro possa essere possibile da parte del ministro, il quale, diciamo, nella sottovalutazione della pandemia, sia iniziale, ovvero sia la fase di Nembro, Alzano, eccetera, ma sia soprattutto nella fase dell'estate dello scorso anno, perché non è tanto il libro fatto e poi ritirato di corsa che certifica una mancata comprensione di quelle che sarebbero state poi le evoluzioni del Covid, ma anche il fatto che poi questo errore ha comportato un ritardo da parte dell'Italia, che non ha ancora, per esempio, una filiera produttiva per produrre vaccini dall'inizio alla fine, mentre altri paesi, che magari non hanno vaccini propri, però producono per conto terzi, hanno un vantaggio enorme, perché una parte della produzione poi resta nel paese che produce, e quindi questo noi lo scontiamo anche nelle dosi disponibili. C'è stata una smentita.
Sì, è stata una smentita richiesta da parte di Leu soprattutto, che ha cominciato ad agitarsi già di prima mattina, e poi Palazzo Chigi ha fatto una cosa con fonti di Palazzo Chigi, ricordando quello che Draghi ha detto qualche giorno fa nei confronti del ministro Speranza in conferenza stampa, rispondendo a chi gli sottoponeva gli attacchi di Salvini. Era a mio giudizio quella una difesa che entrava ancora in un quadro di uscita morbida, che non c'è. Vedremo cosa succede, ma io penso che il problema di Speranza al Ministero della Salute non si chiude con una smentita data alle 3 del pomeriggio. Bene, grazie come sempre, continuiamo a leggerti, grazie a Marco Conti del Messaggero.